Carissimi amici, voglio brindare con tutti voi che, ricordatevi, guardate, buonissimo, alla vostra salute. Grazie alla fede si vince sempre. La fede me l'ha trasferita tanta Brunella Alberini. Grazie a lei io mi sono ripresa anche mentalmente. Mi sono ripreso completamente su tutti i punti di vista in questi 2 anni che la conosco, e grazie a lei sono stato lanciato come regista a 360 gradi. Grazie a lei mi ha dato tanto affetto, grazie a lei mi ha dato tanto, veramente tanto, e stiamo facendo tantissime belle cose, e voglio fare questo brindisi alla vostra salute, alla salute di Brunella, alla salute anche di Alfonsina Zollo, che ha scritto il libro Il ragazzo degli occhi d'oro, che ha avuto questa, diciamo, questa forza a scriverlo, che la storia è molto toccante, la mia, ispirata sulla mia storia, della mia vita. Io avevo rimosso un po' cose sofferenti. Quando mi sono riletto il libro, mi è arrivato un'altra volta quelle sofferenze che ho provato una vita fa. Acquistatelo, così vi rendete conto, sta su Mondadori, Feltrinelli, Amazon, eBay e tante altre. E voglio brindare proprio per questi grandi successi, con l'opera fatta My Life, scritto da Brunella Alberini, regia di Marco Zolle, di Somma Vesuviana, che si parla di cultura, tradizione e fede, e il libro invece si parla della mia storia. E la scrittrice del libro è Alfonsina Zolle, la scrittrice dell'opera My Life e documentario è Brunella Alberini. Sono 2 cose distinte e separate, e voglio fare questo augurio a tutti noi. Ci sono tanti altri progetti, poi Alfonsina Zolle è uscita su una radio di Milano, che poi viene ripubblicata sia sul canale YouTube e sia sulla pagina In Love My Life, di un'ora di trasmissione. Poi ci sono tanti altri progetti, tante altre iniziative, seguiteci sempre. Intanto voglio brindare alla vostra salute. Auguro a tutti e auguro a noi. Ciao amici.